Di questa frana, ovvero quella di Maierato del febbraio del 2010, si parlò tanto anche grazie alle immagini che documentarono il fenomeno. Da allora però è ripartita la messa in sicurezza e la ricostruzione, ma su queste ultime fasi è intervenuta la magistratura che sta indagando per verificare il corretto svolgimento delle procedure. L'ipotesi di reato è truffa in concorso. Bisognerà quindi verificare se il certificato di ultimazione dei lavori relativi agli interventi di somma urgenza sulle strade comunali di Maierato siano stati emessi a lavori effettivamente conclusi e l'opera quindi conforme a quanto pattuito. Le indagini chiariranno quanto accaduto. Ricordiamo che alle tre imprese che hanno realizzato gli interventi sono state liquidate somme nell'ambito dei finanziamenti per l'emergenza frana, in due casi superiori a 100.000 euro ed in un terzo di poco più di 25.000 euro.